Io mi presento per la tesi di laurea, il relatore che è il cattedratico più insigne, cioè il professore di letteratura italiana nella facoltà di lettere e indirizzo moderno, dice, con l'intenzione di farmi un complimento, questa ricerca indica un ingegno davvero virile. E io rimango stralunata e ribatto, guardi, non voglio laurearmi per errore di persona, sono una donna. Accorgendomi di aver fatto una ammenda colossale, tutte che guardavano, si distraevano, insomma, scusate il paragone poco elegante, come se avessi fatto un rutto a un pranzo di gala, ecco, con lo stesso imbarazzo, un po' così. E dopo il correlatore, che era mio amico, viene e mi dice, dovevi sentire Apollonio che era il relatore, che era furibondo, cioè, è proprio una donna, anche lei, un po' isterica. Così si è chiuso il cerchio su questo piccolo episodio, diciamo, pre-femminista. La globalizzazione entra nelle case di tutte noi, ci fa capire quanto il nostro futuro sia legato alla capacità che possiamo avere o conquistare di controllare le cose, i cibi che ci vengono ammanniti, l'aria che respiriamo, il futuro di scelte di guerre che non possiamo nemmeno condividere, che poi arrivano sulla nostra testa. Per questa ragione noi lottiamo, ci siamo svegliate, ci riprendiamo per mano, penso che non andremo a casa tanto presto. Io ho fatto parte del femminismo, quello proprio degli anni, cioè l'utero è mio, lo gestisco io, delle cose terrificanti, non più puttane, non più madonne, finalmente siamo donne, e roba così, tutte le volte che c'erano queste cose io ce l'ho sempre in mezzo, sì. Quando si è cominciata la lotta per il divorzio, poi per l'aborto, quello sulla prostituzione e così via, il codice italiano era arretratissimo, faceva impressione, un codice di straordinaria ipocrisia, proprio veramente che... Per esempio quella sul divorzio, molto dura, fu molto difficile, e anche con degli episodi volgari, non so, per esempio Fanfani continuava a dire i vostri mariti scapperanno con le ragazze giovani più belle di voi, insomma, cercava una roba proprio che non si dice, indecente, insomma. E invece io dicevo, no, la mia è una lotta per uscire dal matrimonio ergastolano, che è un matrimonio a vita, è l'ergastolo. Se il matrimonio è l'incontro di due persone che si vogliono bene, non si vede perché debba essere una condanna. Bisogna dire che ha sconfitto il delitto d'onore che faceva parte del codice italiano.